Quindi diceva lei che ogni volta che piove c'è questa la situazione? Questa è la situazione che noi dobbiamo subire ogni anno durante il periodo invernale, perché nel momento che piove, indipendentemente da quello che può essere l'acqua come battuta, dopo mezz'ora massimo qua siamo pieni di acqua e non possiamo più uscire dalle case a piedi. Dobbiamo utilizzare le macchine, molte volte nemmeno con le macchine, perché purtroppo l'acqua si alza e non riusciamo nemmeno a passare con le macchine. Voi abitate tutto l'anno qua? Noi abitiamo qua estate e inverno, da anni, da una decina di anni, forse più. E da sempre c'è stata questa situazione da parte di chi è preposto al restauro delle strade, alla pianificazione delle strade, di non interessarsi minimamente d'inverno. D'estate non si interessano della viabilità, perché qua c'è sempre il solito trambusto di macchine posteggiate da una parte e l'altra, e d'inverno abbiamo questa situazione. In questo momento il sole ha asciugato un po' di acqua, ma stamattina, quando ha incominciato a piovere, avevamo 40 centimetri di acqua. Se noi andiamo più avanti dove c'è il lido dei carabinieri, vi rendete conto di come eravamo noi qua combinati stamattina, perché là è ancora peggio. Là, malgrado ci sia il lido dei carabinieri e ci abitano pure persone, abbiamo un innalzamento di acqua che è una barriera abbastanza alta. Nessuno è arrivato, nessuno... Allora, noi abbiamo fatto degli interventi a livello personale, al comune, che conoscono la situazione, però mai nessuno si è interessato, perché qua... Lei è una figlia disabile? Lei è alzato? No. Lei è una figlia disabile? Sì, 100%, ha 57 anni, frequenta il centro Pennestri e va all'unità al secondo aperto, così. Però non si può muovere, no? Oggi non l'ho potuta mandare al centro perché la ragazza... dove la caricavano? Come la caricava? Che venne un furgone da fuori, che perché il Reggio non ci mantiene niente, prima aveva il pulmino che le veniva a prendere, era tutto a pagamento. E quindi non è potuto arrivare qui? No, ecco, mi dica, guarda lei stessa, come scendeva per mettere la padana? Che venne uno della Zara, neanche del Reggio, quelle inoltre venne, sì. E non doveva portare questi valoni per scendere, poi mettere la pedana e caricare la ragazza. L'abbiamo sospeso. Quindi con le prime piogge o in inverno? Sì, ogni volta che ci sia qualche piccolo temporale si forma questo lago. E non è da me, ma tutti. Prima diceva che pagava l'IMU. L'IMU, sì, paga la tassa. Tu hai da 2 o 3 anni che la paga. Prima non pagava mai, aveva la riduzione della spazzatura, ora niente. Paga tutto per intero. Eh? Paga tutto per intero? Sì. Almeno da 2 o 3 anni che paga così, che paga l'IMU. Ma comunque, e più delle volte ci lascia nel buio. Pure al buio? Qualche volta sì, quando dicono che c'è un vento o cose, ci faccia buio.